Buongiorno a tutti, oggi è il 3 dicembre 2018, una giornata molto umida, nebbiosa e sono venuto nel bosco a vedere di trovare qualche fungo per fare o sott'olio o un sughetto veloce. Quindi qui sono querce, cerri, mi aspetto di trovare qualche lardaiolo. Ottimo da far sott'olio, oppure anche qualche clitocibe tardo autunnale che diciamo è ottima per il sugo. Poi c'è un però, perché sono venuto nel bosco espressamente perché devo fare un gran saluto a un amico di mia figlia Rebecca, che è Wahtapiti, grande Accia, e niente, un grande sostenitore del mio canale. Niente, devo fare questo saluto, altrimenti rischio di vedermi tagliati i like. Via, a dopo, vediamo la giornata se sarà produttiva o meno. Allora, abbiamo incontrato anche questi bei funghi. Questi. Che altro non sono che Clitocibi flaccida. Quindi Clitocibe flaccida. Questa. Ha questo aspetto in imbutiforme, specialmente quando è maturo, con le lamelle decorrenti sul gambo, e diciamo che è un fungo commestibile, come la maggior parte delle cretocibi, e ha come caratteristica, una delle caratteristiche, diciamo, che è quella che accomuna tutte le cretocibi, che sono funghi saprofiti, cioè si nutrono di sostanze decomposte del suolo, legno, foglie, e quando le vai a cogliere si portano sempre dietro, ora questa si è rotta, si portano sempre dietro parte del substrato di crescita. Anche questa mi si è rotta. Questa è venuta un po' meglio. Si portano sempre dietro parte del substrato dove crescono. Questi sono funghetti non molto apprezzati, però hanno un sapore delicato, stanno bene nel sugo, stanno bene anche sott'olio. Clitocibe flaccida. E fanno Ecco, nascono a strisciate, così, strisciate o a volte cerchi, insomma, in file, via. Questi sono altri due esemplari, uno abbastanza bello, eccolo qua, belli freschi, sono in fiore, e uno diciamo che è stato mangiato, lo lasciamo qui nel bosco. Sono un altro bel esemplare di Lepista flaccida. Bello nel sugo anche questo. Questi sono altri due esemplari, uno abbastanza bello, eccolo qua, belli freschi, sono in fiore, e uno diciamo che è stato mangiato, lo lasciamo qui nel bosco. Ecco, ci siamo fortunatamente imbattuti in un altro gruppo di clitocibi. Queste sono clitocibi nebularis e ho detto fortunatamente perché così riesco a farvi capire il perché quella di prima si chiama clitocibe flaccida, perché in confronto a queste altre clitocibi, che come vi dicevo, vedete, si portano anche loro dietro parte del substrato, questi sono molto più robusti come funghi, più tosti, più grandi, più pesanti. Vedete, qui si vede proprio bene che si porta dietro parte del substrato di crescita. Questa è clitocibe nebularis, anche questa, vedete, ha una forma imbutiforme quando comincia a essere matura,
da piccola non ce ne sono più chiuse. Ecco, questo era perché quella di prima l'hanno chiamata Placida, perché confronto a questi, che sono funghi belli tosti pieni, e insomma quelle altre sono veramente esili. Ecco, questa è Clethoscibe nevularis, non è consigliabile, c'è chi le mangia, dire la verità, però non è consigliabile. È venuto fuori che sono tossiche, che sono insomma da scartare, via. Dunque, questi sono i primi lardaioli, che sono praticamente degli Higrophorus, della stessa famiglia dei dormienti, solo che fanno, diciamo, nascono in simbiosi con le radici dei lecci, e hanno questo color vinaccia screziato. Si chiamano lardaioli perché, siccome questo è un fungo ottimo, perché è molto sodo, ottimo da fare sott'olio, quando si scottano, si toglie la cuticola del cappello e si scottano, assumono un colore crema, proprio il colore del lardo, diciamo. Ecco perché si chiamano lardaioli. Higrophorus russula, questo è il nome latino. Qui ce ne sono gli altri esemplari sotto le foglie. Come potete vedere, queste sono foglie di leccio, perché fanno simbiosi con i lecci. Questi, eccoli ancora, sono i funghi tardo autunnali. Vediamo un po' se ce ne sono ancora. Sì, ecco che ce ne sono, c'è un po' di nascita, proprio nascono adesso. Vabbè, ora raccolgo, poi ve li faccio vedere. Così l'acciaioli è contento. Via, dopo. Ancora di questi lardaioli. Questo l'ha schiacciato un animale. E questa, diciamo, è una bella famiglia. Ancora. Tutti sotto leccio. Oggi, diciamo, una giornata molto umida. Infatti questi funghi, qua ce n'è un altro, proprio dal nome Higrophorus, che significa portatore di acqua, perché nasce proprio nel periodo più umido dell'anno e fresco. Ancora un paio di ritrovamenti sotto le foglie, perché sono rimpiattati. E questo va 1, 2 e 2, 4. Allora, qualcosina. Ora io qui vedete, eccoci, vedete? Ancora sono belli, belli freschi di nascita. Vediamo se c'è qualcos'altro qua sotto le foglie. Ecco un altro, vediamo qua. Sono proprio tutti nascosti, via. Bisogna andare piano, vedere questi mucchietti di foglie. Bene, via, continuiamo la ricerca. Eccone un altro. Bello. Molto bello. Vedete come assomigliano molto ai dormienti che si trovano in primavera, quando scioglie la neve su in montagna. La stessa famiglia. Un altro qua. Il nostro amico Watapiti sarà contento, eh. Un altro. Si vedono veramente male, perché sono tutti sotto le foglie. Questo è un altro, si è anche rotto. Vabbè.
Eccoci. Ah, c'è un altro. Questo è proprio nato in una fossetta. Vediamo se ce ne sono altri. Sembra di no. Vabbè, comunque. Uno qua, uno là. Forse un vasetto di funghi sott'olio. Il rimedio. Bene, a dopo, via. Vediamo se qui ce n'è un'altra combatella. Non c'è solo questo. Vedete come sono belli. Globosi, duri. Vediamo un po'. Niente. Via, era solo. Avanti. L'acciaioli ha portato fortuna stamani. Abbiamo trovato anche un leccino. Leccinum lepidum. È una famiglia di funghi simili, dell'aspetto simile ai porcini, aspetto boletoide. Anche questi fanno sotto i lecci e diciamo che continuano a crescere anche a temperature basse, quindi se, specialmente in zone litorane, li possiamo trovare anche dicembre, gennaio, febbraio, insomma, ecco, molto buoni. Il gambo un po' duro, va scartato, ma il cappello è ottimo. Leccinum lepidum. Allora, eccone uno, un altro bello, molto bello direi, bello massiccio, bello massiccio, meno male è uscito il sole. Ok, ancora uno, anzi sono due, tre. Belli, bianchi. Allora, questo è il raccolto della mattinata. Abbiamo dei lardaioli, e dunque questi lardaioli sarebbero gli Igrophorus russula. Poi abbiamo delle critocibi flaccide, che sono anche queste buone nel sugo. E poi abbiamo la Ullecinum lepidum. E questo che ora devo informarmi bene, ma dovrebbe essere buono anche questo. Poi vi faccio sapere come si chiama. Via, la mattinata è andata. Alla prossima. Bene, e ora ecco come si fanno i lardaioli. Questi sono funghetti puliti, tagliati. Qui ho messo a bollire tre parti di acqua e una di aceto bianco. Ci ho messo dentro un paio di cucchiai di sale. Ora sta bollendo e ci mettiamo a cuocere i funghi per circa un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. E poi vi farò vedere di che colore sono diventati. Via, a dopo. Ecco, i funghi sono nell'acqua bollente. Ora potete vedere che tipo questo qua stanno diventando gialli. Ecco, questo, ecco il perché vengono chiamati lardaioli, perché prendono il colore del lardo, un po' giallino. Crema, vedete, cominciano a cambiare colore nell'acqua bollente e diventeranno giallini. Lardaioli, vedete qui come si vede bene che vira, dov'è questo? Al centro è ancora violaceo, ma sui bordi, dove la temperatura è più alta, comincia a diventare giallo. Ora bolliranno un quarto d'ora, poi li tireremo fuori, li scoleremo, li faremo asciugare su uno straccio, un asciugamano, e poi quando saranno freddi andranno messi, conditi con un po' d'aglio tritato, pepe o peperoncino, poi andranno messi nei barattoli e sott'olio.
Questi sono una specialità da gustare per Natale, eh. Beh, allora ecco i rardaioli che abbiamo sbollentato. Come vedete hanno preso quel colore giallino che gli dà il nome. E ora, ancora caldi, li ho messi ad asciugare su un canovaccio. Poi quando saranno freddi e anche un po' più asciutti, perché l'acqua ovviamente evaporerà, li metterò dentro dei barattolini. I barattolini, questi sono pochi, un barattolino di vetro e li coprirò di olio. Io non ci metto l'olio d'oliva, ci metto solamente insomma olio di semi o insomma oli meno forti come sapore, perché altrimenti io credo insomma a gusto mio che sciupino un po', coprano molto il sapore del fungo, ecco. Ok, poi vi faccio vedere il barattolino fatto.